Vista che le hanno fatto, dove lei dice la sinistra indaghi sulle sue responsabilità. Ma è vero che il ministro Ferrero ha attaccato le regioni dicendo che è colpa loro, che non sono in grado di gestire il problema della droga? Esattamente, c'è stato un attacco nei confronti delle regioni dicendo che i fondi che il governo stanzia a favore della lotta contro la droga non sono fondi che sono utilizzati pienamente. Ecco, io ho rimandato al mittente l'appello dicendo a Ferrero che non solo il Veneto ha speso tutti i fondi erogati dal Ministero, ma addirittura ne ha messi abbondantemente dei propri. Probabilmente si riferisce alle regioni, sappiamo che purtroppo la stragrande maggioranza delle regioni sono governate in questo paese da centro-sinistra, hanno presidenti di centro-sinistra, quindi probabilmente sono queste regioni che, io vorrei affermarlo in maniera molto chiara, hanno dei buchi sulla sanità di miliardi di euro, ecco, probabilmente queste regioni ovviamente racimolano fondi per coprire i loro buchi anche da quelli che sono gli stanziamenti a favore della lotta alle droghe. Ma poi vorrei ribadire un concetto importantissimo. Giustamente facevamo prima riferimento alla famiglia. Ecco, su questo tema, quando abbiamo a che fare con pressoché bambini, minori, adolescenti, e voi sapete che lo spaccio, l'utilizzo, la diffusione di queste droghe viene proprio avanzata verso giovanissimi, vicino alle scuole, all'interno dei gruppi. Sappiamo che oggi più che mai il fenomeno del bullismo e quindi il fenomeno del branco è un fenomeno molto molto presente nei nostri giovanissimi. Ecco, io da qui parto anche con un appello alle famiglie. È possibile capire quali sono i sintomi di utilizzo di questo tipo di sostanze? E vorrei ricordare una delle cose successe recentemente, questo autista di Pullman che portava questa gita scolastica, che si è fumato lo spinello e poi ha praticamente buttato fuori strada uccidendo un certo numero di bambini. Queste sono cose indecenti, impossibili. Noi abbiamo bisogno che tutti coloro che svolgono attività che hanno a che fare con la vita degli altri, penso all'assistenza, ai medici, agli autisti, tutti quelli che hanno a che fare, come dico, con la vita degli altri devono avere dei controlli molto 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 pressanti ed essere assolutamente chiariti sul fatto che l'utilizzo di qualsiasi sostanza stupefacente fa sì che questi debbano essere licenziati, cacciati, prima che succedano le cose che abbiamo purtroppo visto negli ultimi tempi. Ecco, i sintomi ci sono ed esistono: alterazioni caratteriali, alterazioni dell'umore, una pupilla leggermente allargata, uno sguardo leggermente, un occhio leggermente umido, è possibile sudorazione. Allora, questi sintomi sono recepibili. Allora noi dobbiamo aiutare le famiglie perché prendano coscienza della diffusione e la Lega Nord su questo tema batte da anni. La Lega Nord su questo tema ha scritto, ha dato dei messaggi molto chiari. Le famiglie debbono essere in grado di recepire questi segnali. Allora da qui partiamo con i giovani e i giovanissimi. Vogliamo anche far presente che noi sul tema della famiglia, sul tema della prevenzione, sul tema del sostegno a quella che è la nostra cultura, la nostra tradizione, ma anche e soprattutto i legami, il collante che ha costruito la storia del nostro popolo, abbiamo sempre investito, sia sul piano culturale, sia sul piano degli investimenti, sia se ci troviamo ad amministrare un ente locale o in regione o in Parlamento. Noi abbiamo sempre dirottato fondi su questi temi perché sono temi fondamentali. Il futuro del nostro popolo passa attraverso l'educazione e l'impostazione di comportamenti sani che noi possiamo dare ai nostri figli oggi. Onorevole Alessandri,